Bene amici, dopo averla tenuta al polso diversi giorni, settimane, eccoci alla recensione di questo Fit 2. Vediamo cosa c'è in confezione, non c'è tantissimo, c'è la band e c'è il caricabatterie. Vi faccio subito vedere una cosa, quando noi la appoggiamo qua al caricabatterie che è magnetico, quindi la band sarà ben attaccata, vedete si attiva questa visualizzazione dell'ora e della percentuale di batteria. Purtroppo, essendo uno schermo OLED, dopo un po' questo si spegne, quindi non potrete usarlo come sveglia sempre accesa di notte, ma dovrete tappare uno dei pulsanti qua sopra per risvegliare. Ci mette circa un paio d'ore a caricarsi. Questi pulsanti servono uno per andare indietro, l'altro per aprire il menu. Vi faccio vedere velocemente il menu. Lettore musicale, tra l'altro ha 4 GB di memoria integrata, circa 2 disponibili, si possono trasferire le canzoni da smartphone a band e andare fuori a correre o fare attività fisica o semplicemente a passeggiare senza lo smartphone, ma con le cuffie Bluetooth collegate proprio alla band, perché si può fare questo tipo di collegamento. Poi il registro delle attività, l'allenamento, i passi, piano di frequenza cardiaca, Together, che praticamente ci consente di collegarci ad altri amici che hanno S-Health per fare anche delle sfide, acqua, caffeina, trova telefono, timer e cronometro. Queste applicazioni possono essere implementate dallo store. Se facciamo uno swipe verso destra entriamo nelle varie schermate dei widget, vedete qua ci sono tutti i widget. Avete visto il battito? Sì, perché ci sono tanti sensori su questa band, sensore del battito cardiaco qua sotto, poi c'è l'accelerometro, c'è il giroscopio e c'è anche l'altimetro, oltre al GPS più il GLONASS integrato. Molto bello il cinturino che è in gomma, in silicone, e devo dire che anche la vestibilità non è male, si allaccia in maniera molto semplice, basta far entrare in questo occhiello qua sotto il cinturino e poi bloccarlo. Attenzione che bisognerà schiacciare ben in fondo questa parte del cinturino per incastrare il piccanello al foro, in questo modo veramente non vi verrà più via. IP68 ha fatto tante docce, nessun tipo di problema, ma direi adesso di provare un attimo sul campo. Poi torniamo. Dall'entrata del mio ufficio volevo far vedere due cose, scusate il rimbombo, ma poi capirete perché sono al chiuso. La prima è la visibilità al chiuso, che è decisamente molto buona. La seconda, volevo provare a fare l'attività escursione. E allora, iniziamo l'escursione, ci fa un conto alla rovescia e parte. Sono circa 20 metri dal mio ufficio e ha preso il GPS, però già vedete che ho messo la luminosità al massimo, eppure sotto il sole di luglio il display praticamente non si vede una mazza. Ebbene sì, stiamo affrontando questa ripidissima salita della giungla urbana. Vabbè, però lui ha dentro il barometro e quindi rileverà la differenza di quota. Ok, sono al termine della salita e rido perché ho già il fiatone, ma fortunatamente qua abbiamo il sensore di battiti che quando lo utilizziamo con le attività è sempre attivo, altrimenti se non lo utilizziamo con un'attività rileva ogni tot periodo il nostro battito. Fortunatamente stiamo andando in una zona un po' coperta, così potrò vedere il display. Vedete? 139 battiti, sono partito da 3 minuti e 23. Appoggio la recamera per far vedere le altre funzioni. Spero che si vedano. Se facciamo uno swipe verso destra vediamo la distanza, le calorie bruciate, l'altitudine e le zone a intensità, quindi quanto tempo siamo stati nelle determinate zone cardiache. Se facciamo uno swipe in alto, vedete, ci dà un'indicazione di cosa sono le varie zone cardiache, e ovviamente qua che siamo al coperto ha perso il GPS perché sta lampeggiando la relativa iconcina. Proseguiamo la passeggiata. Mi ha vibrato il polso, la vibrazione è veramente importante, quindi non perderete nessuna notifica, ma sì, ok, riesco a vederla. Come vedete, riesco a leggere in questo caso un WhatsApp, però non posso rispondere vocalmente, ma posso solo usare o frasi preimpostate o emoticons. Qua ci saranno almeno 35 gradi. Sì, vorrei fare come la bambina e entrare nella fontana. Con lui potrei, perché? Perché è impermeabile, ho già fatto circa 20 docce e l'acqua non è entrata, quindi da quel punto di vista promosso. Ragazzi, per provare l'altimetro dovrei andare ad aiutare quei... Cosa sono? Alpinisti? Lavavetri? Forse sono tutti e due. Sì, sì. No, non ci vado là sopra per provare l'altimetro. È in discesa tutta un'altra cosa. Vediamo il battito come va. In effetti sono a 125 in discesa. Sì, il display non è che non si veda proprio, si intravede, però se volete fare una cosa al volo, si fa fatica. E poi dovete sempre tenerlo a 10, e non avendo il sensore di luminosità, di notte, se non l'abbassate manualmente, diventa un faro. Vabbè che la batteria non dura più di un giorno, quindi di notte deve stare per forza in carica. Poteva mancare il mio amico Bartolini che mi consegnava un pacco in strada? Non poteva mancare. Grazie.
Eh sì, purtroppo a me più di un giorno non dura, ma forse perché tengo anche sempre l'ora visibile sul display, che è visibile all'aperto, una parola grossa, perché comunque si attena la luminosità quando va in stand-by, ma il movimento del polso comunque lo attiva sempre in maniera molto precisa. Io ricevo anche tante notifiche, ma se facciamo un uso un po' più blando, comunque non andiamo oltre il giorno e mezzo. Se usiamo il GPS, continuativamente 6 ore. Uno per te, vero? Che caffè? Con anche un bicchiere d'acqua. Grazie. Prego. Beh, direi che al caffè stoppiamo l'escursione. Si fa così, si clicca fine e come vedete qua abbiamo anche un riassunto di quello che è successo con anche la mappa. Nell'applicazione S-Health potete aggiungere anche quanti caffè bevete e quanta acqua bevete ogni giorno, oltre a cosa mangiate, per tenere sotto controllo le calorie, e direi che il conteggio delle calorie è abbastanza preciso, anzi forse un po' sottostimato, seguendolo sempre un sacco di fame. Sto per iniziare l'attività ciclismo, vedete ho impostato come solito allenamento di 10 minuti, iniziamo il ciclismo, conto la rovescia, utilizzerà il GPS integrato e vediamo come si comporta. Quando finiamo l'esercizio ci dà un piccolo riassunto con anche il grafico della frequenza cardiaca abbinato a quello della velocità. Poi ci dà la velocità media, la frequenza cardiaca massima e anche la mappa del percorso che abbiamo effettuato. Beh sì, già da questa prova avete capito cosa penso di questa band. È vero, il display al sole si vede praticamente quasi niente, però devo dire che all'ombra si vede benissimo perché ha una unità Super AMOLED da addirittura 216x432 pixel, quindi sono davvero tanti. Ecco, il fatto che manchi il sensore di luminosità veramente mi manda in bestia, perché tutte le volte andare qua a fare più o meno per andare a modificare la luminosità dà veramente fastidio. Tra l'altro c'è una funzione modalità all'aperto per aumentare ancora di più la luminosità, ma al massimo può essere attivata per 5 minuti e non di più. Il perché della durata così scarsa della batteria, forse dato dalla capacità, solamente 200 mAh. Il sistema operativo è Tizen, praticamente strizza l'occhio al Gear S2, il sistema operativo è quello, ma andiamo a vedere le notifiche. Se facciamo uno swipe verso destra, tra l'altro vibrazione che sentiamo sempre, vedete, entriamo nelle notifiche. Andiamo a vedere questa per esempio di WhatsApp, riusciamo a leggere i WhatsApp, possiamo rispondere, ma possiamo rispondere solamente con frasi preimpostate che però possiamo modificare sull'applicazione. Oppure con le emoticons. Ma andiamo a vederla l'applicazione, eccola qua. Vedete, io la sto utilizzando su un telefono che non è uno smartphone Samsung, perché l'applicazione è compatibile, ovviamente anche il braccialetto, con tutti gli smartphone Android che hanno dalla 4.4 in su come versione Android e hanno più di 1,5 GB di RAM. Possiamo modificare i quadranti orologio, ovviamente i quadranti orologio li possiamo modificare anche dal polso direttamente, basta tenere premuto, vedete ce ne sono parecchi, si possono anche scaricare dal Galaxy App e ce ne sono veramente tanti, guardate qua, quadranti orologio, però molti e forse anche i più carini sono a pagamento, vedete questi qua sono tutti a pagamento, se andiamo in fondo troviamo anche quelli gratuiti. Si possono installare applicazioni, ovviamente compatibili Tizen, e qua troviamo tutto l'elenco di applicazioni, non sono poche, non sono tante, ma direi che quelle che sono preinstallate sono già più che sufficienti, perché andiamo a vedere quali sono e soprattutto come funziona l'orologio. È wifi, quindi se sarete sotto la stessa rete wifi tra braccialetto e smartphone riuscirete a ricevere notifiche anche se siete fuori dalla copertura del Bluetooth, una funzione che sinceramente ho trovato abbastanza inutile. Entriamo nelle notifiche, vedete possiamo gestire quali applicazioni mandano le notifiche all'orologio, quindi possiamo discriminare, possiamo limitare le notifiche, cioè quando usiamo lo smartphone le notifiche non arriveranno all'orologio, e accendere lo schermo quando arriveranno nuove notifiche. Si può inviare Musical Gear, perché come dicevo prima si può ascoltare musica con cuffie Bluetooth senza portarsi dietro lo smartphone. E poi nelle impostazioni vi faccio vedere, si possono modificare quello che vi dicevo prima, ovvero le risposte rapide che si possono mandare ai messaggi che riceviamo. Possiamo selezionare anche la pressione doppia sulla home page, che è praticamente questo pulsante qua sotto che può far scatenare un'applicazione. Ma adesso vi faccio vedere anche un'altra cosa, ovvero S-Health, l'applicazione che è migliorata veramente tantissimo negli ultimi tempi. Tra l'altro si può interfacciare, se entriamo nelle impostazioni, con anche tante altre applicazioni, vedete Fitbit, con cui io condivido i risultati del riposo, Jawbone, Microsoft, Misfit, eccetera eccetera eccetera. Ecco, riposo, voi non troverete del riposo monitorato dalla band, proprio perché di notte la devo mettere per forza a caricare,
perché dura praticamente una giornata. Se non, se guardiamo il trend, c'è qualche riposo registrato, perché se andiamo qua il 9 e 10 sono riuscito a fare dei ripositi pomeridiani, e ovviamente al pomeriggio la band ce l'avevo su e ha riconosciuto perfettamente l'efficienza del sonno, le ore effettive di sonno e anche le calorie bruciate durante il sonno. Ma andiamo a vedere i passi e la, diciamo, la visualizzazione principale. Tra l'altro volevo far vedere una cosa sulla band, ovvero questa, che facendo uno swipe verso destra ci sono i vari widget. Il primo è quello che ci dice le calorie e anche l'attività. Vedete, ho fatto attività leggera, poi ho fatto un'escursione, ho fatto un'altra escursione, ho fatto attività leggera, leggera camminata. Queste sono le informazioni di oggi, poi posso andare anche alle informazioni di 24 ore prima. Qua abbiamo il riassunto di tutto quello che abbiamo visto. Per esempio, guardate qua il trend di oggi, sono stato abbastanza attivo oggi, lo potete vedere qua, le attività giornaliere, qua la mappa di quello che ho fatto, le calorie bruciate, e qua sono le attività. Vedete, queste due camminate, quella della mattina 8.09 e 8.58, sono state monitorate in automatico, cioè io non gli ho detto vado a fare una camminata e ci dà alcuni dati, ma se noi gli diciamo invece vado a fare questa attività, e per esempio questa escursione che ho monitorato, si attiva il GPS, quindi è molto più preciso. Vedete qua, si vede la mappa, poi vedo l'altezza, quindi la differenza di quota, la velocità, la frequenza cardiaca, e basta, sotto dei dati molto più completi riguardanti proprio l'attività. Questo succede con tutte le attività, con la corsa, con il ciclismo, insomma è molto interessante. Però ho trovato questa S-Health veramente molto migliorata nel tempo, però purtroppo gli manca un'interfaccia web, quindi i dati li avrete solamente su smartphone. E per chi cambia tanti smartphone come me, purtroppo questa band va riformattata tutte le volte che dovrete cambiare smartphone. E quindi in quella giornata, nonostante io abbia sempre sincronizzato i dati prima di formattarla, beh, qualche passo lo si perde, perché poi va fatto il pairing con il nuovo smartphone. I passi del giorno, diciamo dalla mezzanotte fino a quando rifate il pairing, non vengono più riportati sulla band. Ma questo è un problema, voglio dire, molto limitato. Chi è che va a cambiare il telefono in due giorni? Molte poche persone. Pochissime persone. Bene, ma veniamo un po' a un riassunto su chi può essere l'utente tipo di questa smart band. Allora, lo sportivone vuole un display ben visibile, quindi tendenzialmente gli e-paper, non questi OLED retroilluminati, e soprattutto non ama troppo il touch. Per di più, mentre si corre le mani tendenzialmente sono sudate, quindi si fa anche fatica a utilizzare il touchscreen. Il nerdone vuole poter rispondere alle chiamate in viva voce, oppure rispondere con la voce alle notifiche. E comunque non nascondiamocelo, magari vuole anche più applicazioni da poter controllare dal proprio smartwatch, anche se le applicazioni sulla band o sugli smartwatch lasciano un po' il tempo che trovano. Però per esempio la navigazione con Google Maps sul polso è una cosa molto utile. Bene, qua non c'è. L'Apple User è tagliato fuori perché non è compatibile. Arrivo. Chi rimane? Lo sportivo della domenica, Tech Addicted, che vuole con una band fare più o meno tutto, però non riuscirà mai a fare proprio bene una cosa. Vabbè, quanto costa? 229 euro, non sono pochi, però il polso è molto figa. Un saluto da AndreaGaleazzi.com.